Un cordiale ben ritrovati a tutti gli amici di Piero da Saronno, ma soprattutto a tutti gli amici che frequentano la nostra cittadina, la nostra bella Saronno. E abbiamo parlato proprio poco tempo fa di un'iniziativa che è nata nel primo giovedì sera di apertura dei negozi nella nostra città, ovvero la Mail Art. Questa sera parliamo delle altre iniziative che così tutti i giovedì ci interesseranno le vie di Saronno da qui alla fine di luglio. Perché ogni giovedì appunto dalle 21 fino alle 23 i negozi sono aperti per il vostro shopping, ma soprattutto ci sarà la possibilità di scoprire tanti aspetti interessanti della nostra città, quindi a partire dalla musica alle iniziative commerciali anche nelle strade. In particolar modo anche noi siamo qui per raccontarvi di una cosa che abbiamo pensato e studiato per gli amici che saranno qui a Saronno il 10 di luglio, quindi poco prima della Notte Bianca, che vi ricordo sarà il 12 di luglio. Molti di voi avranno visto il programma che il Comune ha rilasciato con tutte le iniziative, lo trovate nei vari negozi con tutte le date, tutto quello che si può trovare nella città, ma soprattutto noi vi invitiamo il 10 di luglio, oltre che naturalmente nei negozi e anche nel nostro, forse avete capito che questo è il negozio della lavanda, quindi oltre che nel nostro negozio tutto Lilla, anche in Corso Italia, perché per l'occasione ci sposteremo in Corso Italia e qui diamo un'anteprima a tutti gli amici di Piero da Saronno, perché per quella sera in collaborazione con la gelateria del Corso e la nostra amica Marina abbiamo pensato per voi qualcosa di curioso e di diverso. Allestiremo un giardino all'aperto, seppur piccino ma molto caratteristico, in Corso Italia, vicino a Piazza Volontari del Sangue, quindi segnatevi bene l'appuntamento, il 10 di luglio, e ci sarà la magia della musica interpretata magistralmente con l'arpa celtica. Un esperimento che abbiamo già effettuato durante la festa della lavanda che si è svolta lo scorso mese di maggio qua in Vicolo Scuola, in via San Cristoforo. La trasportiamo per l'occasione per un'ora e mezza intensi e di grande atmosfera in Corso Italia, per cui musica in una cornice molto particolare e naturalmente il profumo, il colore, il calore dei nostri prodotti, della nostra lavanda che noi amiamo tantissimo perché, come ci piace spesso ricordare, è una coltivazione antica che ci riporta a quello che facevano le nostre nonne, ma che è più che mai moderna nelle profumazioni che proponiamo e che sono completamente diverse da quello che magari siete abituati ad aspettarvi dalla solita lavanda, come diciamo noi. Per cui è una cosa carina. Sicuramente io penso che sarà piacevole intervenire e ascoltare questa musica molto molto dolce, molto delicata. Portate anche i vostri bambini, ecco, questo è importante perché anche durante la festa della lavanda le arpiste qualche minuto lo dedicheranno anche a loro e addirittura gli faranno provare lo strumento, per cui ne vale davvero la pena. E poi in Corso Italia per l'occasione ci saranno le bancarelle di artigianato artistico, quindi un motivo in più per fare quattro passi. Questo è il 10 di luglio, quindi Piero e tutti gli amici di Piero, una notizia in anteprima assoluta. E il 12, mi raccomando, sabato 12 luglio, la Notte Bianca di Saronno, naturalmente anche noi saremo aperti, ma si sa, è la festa della musica, del ballo, dell'allegria, dello stare piacevolmente insieme e del vivere la nostra bella Saronno. Grazie a tutti, naturalmente io vi aspetto sempre qua, ma in tutti i commercianti di Saronno penso che si uniscano ad aspettarvi nei loro negozi con tanto calore e con tanta simpatia. Grazie, ciao Piero, ciao a tutti.